ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Prima di cominciare, come sempre, tempestate di like questo video e arriviamo a 10.000 like. Tutti i miei link come sempre in descrizione, compreso il mio profilo di Instagram. Iscrivetevi a questo canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina. E sempre in descrizione troverete il link del mio secondo canale YouTube. Andatevi ad iscrivere e attivate la campanellina anche lì. Via! Raga, avete visto che il parkour pazzesco? Queste sono le prime... Non hanno visto ancora niente, perché poi... Si è rotto l'osso del collo, raga, ma l'ha fatto in modo atletico, eh? Mi sono rotto il culo. Cioè, doveva scendere dalla scivola, è rimasto bloccato. Aspetta, ma che dovevo andare da quel lato, sì. Really bad. Mi sta dicendo sei ancora vivo e lui risponde non credo proprio. Oh. Ma come cacchio si può? Come si può? Mi sembra di averla vista uguale questa scena quando si buttavano dal Titanic per arrivare alle scialuppe. Oddio, non voglio guardare, raga! È sopravvissuto questo? Da notare come rimbalza, come una palla, rimbalza! Che gusto ci trovano ad atterrare di testa nel terreno? Fatality. Si è impalato nei rami del cespuglio. Che cacchio era? Ve lo faccio rivedere. Al rallentatore. Questo lo voglio fare. Voglio vedere se ce la faccio. Se volevi morire, non c'era bisogno che facevi parkour. Raga, ha demolito una casa. Ma chi sei, l'incredibile Hulk? Cioè, veramente, se devono fare le ristrutturazioni che devono demolire gli appartamenti, chiamano a lui, chiamano. Si è spaccato l'osso del collo con tutta la spina dorsale. Oh, oh, un attimo. Oh, oh. Già cominciamo che ci facciamo malissimo. È uscito dall'oltretomba per sparcarsi la schiena quello. Oh! Minchia, si è fatto malissimo. Ah! 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 Raga, questa l'ho sentita anch'io. Da qua in giù se l'è fratturato, si è frantumato il bacino, le palle, l'anca, tutto si è fratturato. Poi per giunta ha sbattuto le palle perché è arrivato così, tipo a sforbiciate è arrivato. Oh, ma meno male che non era il Grand Canyon e tutta sabbia. Aspettate un attimo, ho visto una cosa assurda. Possiamo gentilmente tornare indietro? Questo si vuole su***are praticamente.
non ha nemmeno provato a fare la capriola, si è proprio buttato all'indietro, senza materasso, dritto. That's alright. Oh! Tutorial su come frantumarsi le ossa. Ah! Non le fate ste cose, non le fate, fidatevi, non le fate ste cose se non sapete farle. Vabbè, vabbè, dai, andiamo avanti. Ma perché fate ste cose? Perché? Vabbè, dai, andiamo avanti. Ma si è fatto malissimo. No raga, qui ho sentito dolore anche io per lui. Cioè raga, no, veramente, qui ho sentito tantissimo dolore. Oh! Ogni volta che la rivedo soffro. Dai, ma perché? Perché? No, 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 che ti fai male, no, che ti fai male. Io l'avevo detto che si faceva male. Oh, oh, oh. I maschi, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Voi che siete maschi e potete capire questo dolore. Lo sto capendo io solo a guardarlo. Cioè questo vorrebbe con l'aquilone volare. Vorrebbe volare appeso all'aquilone, eh? È meglio che non parlo. Ma quanto sei deficiente, quanto? Lo lancia in aria e lo lascia cadere. Dai però, perché dovete fare queste cose? Vi fate male. Meno male che alcuni si divertono, altri passano a miglior vita, ma quello è un dettaglio. E questo lo vedo molto deciso. Dai che sei bravo, dai, tu sei bravo, tu non puoi sbagliare. Tu puoi sbagliare, fidati, vai che non sali, scendi. Si rompeva tutte le ossa del corpo, comprese le ossa del collo, eh. Si vogliono spaccare la faccia, ditemelo voi. Questo lo voglio rivedere. La fai, ce la... Cioè, è arrivato per effetto, io boh. È caduto appeso morto, come un sacco di patate. Al rallentatore, dai che ce la fai, dai che ce la... Dai che non ce la fai. Spider-Man, Spider-Man. No comment. Guardate com'è atletico. Guardate come cade. Guardate che figura di merda dentro un negozio sportivo. Questo si fa male alle palle. Questo si fa male alle palle. Questo si fa... Lo sapevo che si faceva male alle palle. Perché mettono sti pezzi dove si distruggono le gonadi? Sembra una parodia. E che cacchio però, che cacchio. Ma vedi che non ti risulta? Non lo fare più questo salto! Non ti risulta! Se non ce la fai, non lo fare! It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh! Oddio, il coccige! Il coccige, raga! Si è rotto il coccige! Oh, Jesus! Si buttano come se non ci fosse un domani. Ma che cacchio voleva fare quello? Che brutta figura di merda che ha fatto davanti a tutti. Oh, questo è da rivedere, raga. Cioè, più che un parkour epic fail, sembra un prova a non ridere questo. Che figura di merda. Combo di testa contro testa con capriola connessa inclusa, nel prezzo, tutto nel prezzo. Questo si ammazza, questo sa... È morto, questo è morto, raga, questo è morto. Questo non è sopravvissuto. Ha perso la vita, raga. Cioè, come fare il parkour e morire mentre lo stai facendo? Morire in modo atletico, come si dice, Madonna santa! Un attimo, raga! Si è ucciso, anche questo è su video, Questo è un tutorial su come s***arsi. Cioè, quello è morto, vero? È morto, questo è il secondo che muore, Allora anche io in un certo senso.
Codello, codesto, lui è morto. Quello non è sopravvissuto, quello è morto. Ma che è successo? Ma raga, un attimo, aspetta. Cioè, raga, sentite l'urlo di dolore. L'esorcismo di Emily Rose, che è sta cosa? Beh, scivolano, dai, non si fanno così tanto male, spero. Ho parlato troppo presto, si è fatto male alle palle questo. Anche perché quando gli viene un salto e gli viene male, quando atterrano sul sellino, sbattono inevitabilmente le palle, capite raga? Quindi il dolore ancestrale c'è lo stesso. Questo si fa male, questo... Ah! Anche io dico ah! Ma se fai ah! Non lo fare più! Ah no, 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 lo sta rifacendo anche, lo sta rifacendo. Un attimo, questo la voglio rivedere. Questa è stata bellissima. Ha perso la bicicletta e ha provato a scendere a piedi. Un attimo raga, che questa la voglio rivedere, che è bellissima. Questa è stupenda. Per giunta rimane per terra morto, però rimane per terra, cioè no, non si riprende. Oh, ha strofinato le gonadi nel ferro.